seconda. La seconda è vulnerabilità ed è una parola che nella sua accezione latina, vulnus, rimanda una ferita. E qui siamo di fronte a un minore ferito che ha bisogno, altra parola, di protezione, di accudimento, di ospitalità in un ambiente che sia frutto di una scelta d'amore. Il Lions Club di Caltanissetta dedica una serata riflettendo e sensibilizzando sul tema dell'affido, visto come scelta d'amore e presenza per quei minori in cerca di una famiglia. È importante parlare di affido, ma soprattutto è importante parlare di giovani, perché i giovani sono il nostro futuro. Ed essendo il nostro futuro, dobbiamo far sì che il nostro interesse sia per la fascia meno abbiente e anche per coloro che non hanno avuto, diciamo, una vita facile. Abbiamo pensato noi, ma lo ha pensato soprattutto il nostro governatore, perché in questo anno sociale il nostro distretto ha predisposto in rete, quindi oggi non si parla solamente a Caltanissetta, ma si parla in tutta la Sicilia, in tutti i club del nostro distretto, si parla di affido. Ed è importante parlarne proprio perché la cultura meridionale, la nostra cultura, ci vede un po' indietro rispetto a ciò che è stato fatto negli anni già su nel settentrione. Noi siamo un po' indietro. Riflessioni su storie di vita, del lavoro di chi lo vive in prima linea, sulle esperienze maturate. L'affido familiare è una misura temporanea della durata massima di 2 anni, prorogabile in base alle necessità, normata dal codice civile, che permette a una famiglia o a una coppia o anche a un singolo di accogliere un minore la cui famiglia stia attraversando un periodo di difficoltà o di crisi, tale da impedire l'accudimento del bambino o del ragazzo stesso. Chi desidera offrire la propria disponibilità ad accogliere un bambino attraverso l'affido familiare deve rivolgersi ai servizi sociali del territorio che attraverso una serie di incontri e colloqui valuteranno l'idoneità dei richiedenti.